Poracci, la Xeno Cringe Saga non si ferma di certo con la Collectors del terzo, anzi continua in solo risposte sbagliate. Zanghi è stato il più veloce di tutti a riconoscere il secondo episodio, mentre un applauso ad Andrea perché, leggendo il suo commento, inizialmente pensavo di trovarmi davanti a un classico spam bot, ma poi arrivata a Guidi Dipi ho realizzato cosa stavo leggendo, ma ormai era troppo tardi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Tortellini, gettoni, tortellini. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi solo in caps lock. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, un lunedì pazzesco, perché dobbiamo ricominciare la settimana nel migliore dei modi e c'è pochissimo tempo da perdere. Prima di tutto però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, c'è anche il Porion. Guardate che bello. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Visto che oggi parleremo delle recensioni di uno dei titoli più attesi per questa fine 2022, direi di iniziare da un altro importantissimo ritorno. Sono appena uscite infatti le recensioni di Persona 5 Royal. Come ormai ci aspettavamo un po' tutti, le recensioni hanno confermato che la riedizione di Persona 5 Royal è un po' la versione definitiva del titolo uscito originariamente nel 2020 su PlayStation 4, il che significa che a parte qualche leggero miglioramento grafico qua e là e la presenza di tutti i DLC pubblicati nel corso degli anni, non c'è veramente nulla che giustifichi l'acquisto una seconda volta. Su Switch le performance sembrano essere ottime, nonostante la grafica un po' più impastata rispetto alle altre console, mentre su PlayStation 5 va segnalato che non c'è alcun modo di fare l'upgrade tra la precedente versione e l'attuale, né è possibile importare i propri salvataggi. Ah, e poi vi ricordo che a fronte del full price, il gioco sarà disponibile a partire dal day one, il 21 ottobre, su Game Pass. Voi avete scelto già una piattaforma di riferimento per Persona 5? Si mette male invece per il remake di Splinter Cell, progetto annunciato ufficialmente lo scorso dicembre, dopo anni di speculazioni, di cui però sappiamo ben poco fino ad ora. La notizia più importante è che il progetto ha perso il suo director, David Grivel, o Grivel, una figura chiave di Ubisoft che ha militato nell'azienda per la bellezza di 11 anni e che ora ha abbandonato la compagnia, lasciando un bel punto di domanda sul destino di questa produzione. Probabilmente l'abbandono di Grivel è avvenuto in una fase preliminare dei lavori, ma speriamo che Splinter Cell non faccia la fine di tanti progetti Ubisoft che dopo un annuncio in pompa magna si sono persi per strada. Chi è caduto in un eterno limbo come Beyond Good and Evil 2 e chi come Skull and Bones è destinato a fare un tonfo clamoroso. Mi auguro un destino ben diverso per il ritorno di Sam Fisher dopo così tanti anni di silenzio. La libreria Nintendo 64 continua a essere oggetto delle attenzioni dei fan. Se seguite il TG Poro da un po' di tempo, vi ricorderete che quest'anno una community di modder era riuscita a decompilare Ocarina of Time, permettendo così un porting nativo per PC con tutti i vantaggi del caso, dai miglioramenti grafici fino alle mod contenutistiche più disparate. Ora il modder Ryan Dwyer ha annunciato di aver portato a termine l'opera di decompilazione di Perfect Dark, un FPS che ha fatto la storia del genere nonostante spremesse al limite l'hardware del Nintendone. Certo, il titolo rispetto a un Super Mario 64 o un Ocarina of Time lo abbiamo già visto rimesso a lucido nella Rare Replay su Xbox One, ma sarà comunque interessante vedere cosa riusciranno a fare i fan nella restaurazione di Perfect Dark. I risultati raggiunti dalle community amatoriali sono sempre un passo avanti rispetto all'emulazione ufficiale. Su questo non si può discutere. Va bene, passiamo alle notizie del giorno perché oggi finalmente sono uscite le recensioni di Mario Rabbids Sparks of Hope. Il titolo arriverà questo giovedì ed è stato accolto da votoni su votoni. C'è però un aspetto su cui vale la pena soffermarsi. Come intuito dalle anteprime, il secondo capitolo di Mario Rabbids espande in tutto e per tutto quella che è stata l'avventura originale. E ci sono veramente tantissime novità che stratificano, modificano e rendono ancora più personalizzabile un gameplay già di ottima fattura di per sé. Quello che però
però ho riscontrato leggendo molte recensioni è che in particolare per quanto riguarda il combat system, questa nuova declinazione più action, ma anche molto più adattabile alle esigenze del giocatore, in un certo senso sembra rompere un po' il perfetto equilibrio che si era trovato con Kingdom Battle. E questo lo si capisce anche dalle opinioni molto contrastanti tra i vari recensori. Vi faccio un esempio, su Nintendo Life parlano di un game design che ha dato priorità alla libertà del giocatore, sacrificando però così la difficoltà complessiva del titolo, i cui ostacoli sono ora girabili con estrema semplicità grazie alle numerose possibilità offerte al giocatore. Di contro, su Video Games Chronicle si parla di una difficoltà che si alza artificialmente in delle battaglie particolarmente affollate, in un gioco che è un ottimo seguito che però si prende pochi rischi rispetto all'originale. E quindi mi sono fatto quest'idea, con Sparks of Hope abbiamo uno di quei giochi che andranno valutati con lucidità un po' di tempo dopo l'uscita, quando avremo avuto l'opportunità di assorbire il combat system per poterlo paragonare così all'originale all'infuori dell'hype dettato dall'arrivo di un seguito così atteso. Io non vedo l'ora di provarlo, però sono anche consapevole che sarà difficile eguagliare la perfezione di Kingdom Battle. Voi poracci siete carichi per Sparks of Hope? E passiamo ora al Bayonetta Gate, perché durante il weekend si è scatenato un vero e proprio putiferio intorno al terzo capitolo della saga targata Platinum Games. I più affezionati alla serie si erano immediatamente accorti che c'era qualcosa che non tornava con questo Bayonetta 3. A mancare infatti era la storica voce della protagonista, che per questo episodio non sarebbe stata doppiata da Helena Taylor, inspiegabilmente assente nel cast. L'attrice però ha rotto il silenzio tramite un video pubblicato su Twitter, spiegando il perché del suo mancato apporto in Bayonetta 3. L'attrice avrebbe rifiutato una proposta economica non adeguata da parte del team di Hideki Kamiya, tanto che Elena la definisce proprio un insulto, un compenso che si sarebbe dovuto aggirare intorno ai $4,000, invitando per giunta i fan a boicottare una produzione dove lo staff non viene adeguatamente retribuito. Il video ha creato un vero e proprio trambusto, ha raccolto molte più visualizzazioni di tutti i trailer messi insieme di Bayonetta e ha fatto discutere tanto sull'argomento. Kamiya è andato su tutte le furie e ha iniziato a lanciare minacce a caso su Twitter, poi il suo account è stato limitato, infine è stato cancellato per poi riapparire qualche ora dopo. Vi ricordo però che Kamiya è una persona molto eccentrica e in particolare su Twitter ha un comportamento che definire sopra le righe è riduttivo, e vi lascio questo simpatico documentario in descrizione per capire quanto sia fuori di testa il buon Kamiya. Il problema qual è? È che Elena Taylor con queste dichiarazioni ha infranto di sicuro degli accordi di segretezza contrattuali e molto probabilmente ci saranno delle ripercussioni legali a seguito di questa faccenda, che al momento non si è risolta e non si sa come verrà risolta. Se da un lato posso dire che è giusto che si parli sempre di più delle condizioni dei lavoratori in un'industria dove molto spesso il lavoro non viene adeguatamente retribuito e si creano ambienti lavorativi al limite dello schiavismo, dall'altro l'uscita della Taylor è stata troppo impulsiva e rischia di non dare un quadro adeguato della situazione. Ad esempio, avrebbe dovuto contestualizzare meglio il perché l'offerta non fosse adeguata, nonostante $4,000 possano sembrare tanti a un pubblico di non addetti ai lavori. Bastava specificare quanto solitamente viene pagato un professionista nel suo settore, quanto sia stata pagata lei in precedenza e il perché una proposta del genere non sia considerabile e accettabile da un nome riconoscibile come il suo. Inoltre, diventare il portavoce di un messaggio così forte e invitare a boicottare una produzione dove sono coinvolte decine, se non centinaia di altri lavoratori che magari vivono in condizioni lavorative ben più stressanti, può essere percepito ancora una volta come un atto estremamente egoistico. Quindi ripeto, senza indicare colpevoli e vittime, è giusto che si parli dei problemi relativi all'industria, ed è un bene che ci sia sempre più consapevolezza da parte del pubblico di cosa significhi lavorare in un settore del genere. Però non gettiamoci in conclusioni affrettate e vediamo come evolverà la situazione una volta che avremo più dettagli a disposizione. E chiudiamo col botto perché finalmente abbiamo l'ufficializzazione di uno dei più grandi filoni di rumor che ci hanno accompagnato nell'ultimo anno. Konami è finalmente pronta a parlare del futuro di Silent Hill. L'appuntamento è per una live poraccia al 100% mercoledì 19 ottobre a partire dalle 22:30. Alle 23 infatti Konami terrà una diretta dedicata al futuro della serie e, che ve lo dico a fare, si tratterà di uno degli eventi topici di questo 2022. Da una parte abbiamo ormai una quintalata di rumor e leak che indicano i progetti più disparati: il remake del secondo capitolo, il coinvolgimento di Bloober Team, il teaser, short
Message e il nuovo capitolo della serie. Dall'altra però abbiamo Konami, che potrebbe decidere di fare Konami fino in fondo. Ma vi immaginate una presentazione dedicata a serie TV, slot pachinko e iniziative con gli NFT? E per chiudere in bellezza magari la presentazione di un bel Battle Royale free to play ambientato a Silent Hill. Sogni proibiti a parte, io sono già in Stripe e non vedo l'ora di seguire insieme a voi questo evento. Chi non viene è un poraccio e chi viene pure. Quali sono le vostre aspettative? E questo poraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi rimane che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto fate sogni tranquilli, ma nerdate duro. Io sono il Poro Taylor, Michele Silent. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Cani che abbaiano, gente che urla.